Abbiamo reclutato un nuovo pirata per la nostra ciurma. Incredibile, Ferre, ti prego non ballare, ti scongiuro. È perché sono felice della nuova recluta, scusa. Sì, ma, cioè, ma guarda che brutta che è ballando. Comunque voglio far notare una cosa. Guardate Gonks. Ok, guardatelo bene in faccia. Ciao a tutti. Adesso guardate a me, vi faccio vedere un attimino. Ditemi che con la barba non sono 10 volte più bello di lui. Guardate qua, sono un bel paccioccone. Non la puoi avere. È solo però, il capitano alla però barba. Però Gonks ha il pizzetto, è un po' tibante. Giusto, è vero che c'ha il pizzetto lui. Giusto, io c'ho il pizzetto. Non è bellissimo, secondo me il capitano è più bello. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere. La scorsa volta io e Ferre abbiamo accettato una missione che dovrebbe essere difficile perché costava 65 monete e c'ha scritto quando l'abbiamo accettata capitolo 1. Quindi dovrebbe essere addirittura una missione a più capitoli, molto complicata. Di conseguenza abbiamo deciso di reclutarti e di utilizzare la nave decisamente più grande per fare questa missione. Allora, la nostra bella nave è qua. E guardate quanto è gigante. Oddio, enorme. Ferre, sei preoccupata? No, sono finalmente felice. Vabbè. No. No, perché ci buttiamo pure noi, allora. Volevo dire che sinceramente sono molto più contenta, perché contando come è andata con gli scorsi player che abbiamo fronteggiato ed è andata malissimo, almeno questa volta abbiamo delle possibilità. Sì. Abbiamo un bel galeone e tanti cannoni, secondo me sarà molto però meglio. Però il capitano ti spiega diverse cose. Ci sono 4 cannoni per ogni lato, quindi saperli sfruttare non è semplice, dato che tu manco con uno riuscivi a chiappà. È difficile. Inoltre avete 3 vele da gestire. Io non so se ci potete riuscire voi due, non mi sembrate... Le vele sono molte, mi stavo abituando alla mia barca dove ne avevo solo una. Questa qua poi c'ha una mano, ne ha solo una, manca di 2 mani. Perché? Ah, lui! Se guarda! All'uncino! Appunto, non serve a nulla all'uncino. Mi sono beccato uno squalo. Sono cattivi, sono belli problematici. Ok, allora, saliamo sulla barca, quindi guardate quanto cavolo è grande, davvero enorme. Quindi, 3 vele, dovrò capire anche io come guidarla perché sicuramente sarà diverso. Sì, adesso sì, andiamo di sotto. Qui abbiamo la mappa, ok, mi sembra abbastanza classica la posizione. Non vedo la cabina del capitano dove decidere la missione. Ah, ok, da un'altra parte, è più sopra, qui c'è uno stanzino, venite. Ok. Allora, qui dobbiamo proporre la missione. Ferre, devi proporla tu perché ce l'hai tu quella missione. L'importante è fare la missione, Ferre. Siamo tutti d'accordo. L'importante è fare la missione. Quindi, messa, a proposta, Grog Maze, mettiamo... Ma io non ho votato. Vabbè, Due su tre, ha vinto la maggioranza. Non serve la decisione del capitano qui, chi se ne frega, no? Capitolo 1, sì, è la stessa. No! Smettila di sparare! Vi metto in carcere entrambi, porca miseria. Che c'era capitano. Deve decidere il capitano. Sì, l'ho visto che era uno. Comunque, è cambiata la mappa, Ferre, però. Ho notato che ogni volta che tu prendi una missione, È tutto diverso. Ti cambia la mappa, ti cambiano i consigli, anche quelle scritte che ci dava. Ti ricordi noi cosa avevamo? Avevamo un indovinello e dovevamo andare in un'isola particolare. Invece questa volta dobbiamo proprio cercare un'isola senza sapere il nome. Quindi, comunque, vedi, andiamo nella mappa. Perché vuol dire che se ti rifai le missioni, comunque sono sempre diverse. Sì. Cambia soltanto evidentemente la difficoltà. Allora, la mappa è qua giù, vediamo un pochino. Ma secondo me è questa? Fatemi vedere. Mi sa di sì. Vero? Guardate, questa? Sì, è questa. È questa? Sì. Oh, sì, l'ho trovata su. Ma che bravo. Ma che capitano avete? Ma che capitano? È dritto davanti a noi, ragazzi. Esatto. Cioè, 2 secondi. Perfetto. Allora, questa è semplice. Silenzio tutti. Tesori, guardate bene. Silenzio tutti, altrimenti vi taglio a metà. Allora, Gonks mi ha parlato di tesori, quindi adesso ascolto lui, scusami. No, dei tesori, Gonks. È notte, c'è l'aurora boreale nel cielo e dobbiamo partire con una nave gigante che di solito si fa in 4 e siamo in 3 e non siete manco molto bravi. Quindi sì che siamo tutti bravi. Concentrati. Prima di tutto sistemiamo le vele, poi togliamo l'ancora. Si vede una ceppa. Allora, aprite tutte le vele. La prima. Al massimo, dato che non vedo tempeste, anzi c'è una tempesta di fronte a noi, ne dobbiamo andare di fronte. Oh, che bello. Oh, cavolo, ma che viaggio brutto che sarà oggi. Io lo sapevo che non dovevo andare con questi due. Io lo sapevo. Non ti lamentare che non hai nessun altro e moriresti subito. Vieni a darmi una mano con l'ancora poi, che sto iniziando a girare. Le abbiamo spiegate tutte. Che fatica. Dammi una mano. Dove sei? Ecco, con l'uncino. Ferre, vieni anche tu. Ferre, vai giù, è diversa sta barca, non riesco a... È tutto diverso a livello di posizione. Vai, Ferre, spingi. Dai. Oh, yes. Dai che manca. Ancora, perfetto. Corro, è partita la barca. Stiamo partendo poi un po' più a destra. Sì, perché sennò ci centriamo l'isola. Ok, allora un attimino. Allora. Ho sistemato un pochino. Qualcuno vada un attimo nella mappa per dirmi se la direzione c'è Gonks, è corretta. C'è Gonks.
Ok, Gonz. Ci sono io. Dimmi un po'. Leggermente più a sinistra e ci siamo. Ok, perfetto, perfetto. Ho visto dove è l'isola, riesco a vederla ogni tanto anche se ci sono le vele che mi coprono tantissimo. Però ho capito all'incirca la direzione, quindi non è un problema. Il vento non lo stiamo sfruttando al massimo, quindi potreste decidere di girare un po' le vele. Ma devo dirvi che sinceramente siamo anche vicini all'isola, Anche quindi secondo forse me forse non vale neanche la pena perdere tempo. Esatto. Controllo dall'albero maestro. Vai, sì, sali sopra. Ma poi il tempo di girarle tutto, secondo me le dobbiamo poi richiudere, quindi esatto. Lascerei esatto. Così. Tanto vabbè, adesso controlla Gonzi in alto e vediamo un pochino. Bene, mi puoi controllare con il cannocchiale pure se vedi delle navi intorno? Perché io prima di partire ne ho visto una ed era pure bella grande. Quindi non vorrei che poi ci prenda le spalle all'improvviso, ok? Mi raccomando, controlla bene tutto, Ragazzi, allora, l'isola è vicina. Più a destra. Lo so. Queste onde mi fanno perdere il controllo. E sta barca è un po' più tosta da far girare. È una nozzata, vabbè, è grande, un galeone, Steph. Non è come la barchetta che avevamo prima. Maledetto. Raga, non gira. Vi come giuro, gira? Cioè, sono al massimo. Ho il timone al massimo e non riesco a farla girare. Abbassatemi un po' le vele. Troppo vento le vele. Sì, abbassatemi un po' le vele, assolutamente, assolutamente. Non riesco a tenere bene il controllo. Stiamo addirittura superando l'isola. Questa barca è un bel casino. Questa barca è un bel casino, ve lo dico. Allora, è la nostra destra, la vedo. Non ti si sente, Gonks? La centrale l'ho messa a metà. Ok, Barnacle Cay. Si chiama così questa? Questa. Barnacle Cay. Perfetto, siamo vicini. Allora, iniziate ad ammanare le varie vele. Ok, vado. Perché siamo vicinissimi. Chiudi. Preparatevi per l'ancora, ve la chiamo io, Ok, Gonks, fai l'ultima vela e io vado all'ancora. Va benissimo. Okay. Vai Fere, vai con l'ancora. Okay. Devo far girare la nave prima sto facendo. Veloce barca. Ti prego non ti schiantare. Ok. Dai che ce la facciamo, non l'abbiamo fatta, vero? No, ce l'abbiamo fatta. C'è un particolare importantissimo che vi devo dire. Con la barca piccola, praticamente io riuscivo a sfruttare l'ancora per farla scendere col timone tutto girato in un lato e riuscivo a fargli fare le svolte giganti per combattere. Invece ora con no. questa si ferma proprio di punta, di netto. Quindi con questa barca, che è molto più grande, non fa a fare la stessa antica tattica. Che sia l'isola giusta? Sì. Mi sembra molto più piccola. Sì. Più che altro. Vedo qualcosa che Io vedo qualcosa spizza. Che luccica. Dove? È un tesoro. Sulla sinistra, sì. Spero di sì. No, aspetta, sto arrivando. È qua, sono buttata in acqua. È una bottiglia con un messaggio, credo. Sì. Davvero? Venite a vedere? Guardate. Arrivo. Messaggio in bottiglia. Allora, la prendo. Vediamo. Mappe scoperte. Ho una nuova mappa. Ce l'abbiamo tutti, ma è bellissimo. Alla ricerca del sapere nascosto nel teschio e nelle ossa. Captain Mad Miss Tina e Captain Nightmare Hang. Svelando sussurri segreti protetti dal nemico. Nella leggenda per aver protetto Thieves Haven. Che cavolo è questa roba? Ma avete notato che ha un colore strano anche la pergamena? Sì, è luccica anche. Ferret, cosa ti ricorda? Ti ricorda qualcosa? No. Ma porca miseria, la nave fantasma dove siamo stati? Ah, sì! Ale, tu sei mai morto? Sei mai morto? Non sei mai morto? E non ci finivi? Sì. Nel traghetto dei dannati? Ah, quella nave fantasma, La pergamena assomiglia molto... Oh, scusate. Ero preso d'entusiasmo. La pergamena assomiglia molto a quello stile di quella barca lì, È vero. Secondo me, il Captain Nightmare Hang era quello che guidava la nostra barca. Il nostro traghetto fantasma, Fere. No, bello, facciamo anche quello del messaggio in bottiglia. Beh, non sappiamo cosa dobbiamo fare, quindi vedremo. Dobbiamo scoprirlo. Io prendo un po' di risorse, Fere. Tipo banane, legno. Vieni immediatamente qui. Allora, Gonks, vieni qui. Qui. Vieni, vado. Qui. Su, tutti fermi. Fere, che cavolo stai facendo? Ah, non era qui il tesoro? No! Peccato. Stavo dicendo di star fermi un attimo. Allora, tutti e due con la pala. Arrivo. Ho sbagliato, scusa, volevo prendere la mappa. Porca miseria. È un po' strano, allora, premi tasto per selezionare invece ti sparo. Abbiamo due X. Una sta nella punta tutto sotto dove non c'è la roccia distrutta. Quindi iniziamo a muoverci, ma secondo me questa è dove siamo noi in questo momento. Sì, però secondo me. Voglio esserne sicuro al 100% perché scavare tutto sarebbe una perdita di tempo. Questa è un po' difficile da orientarsi, Allora, non qui, secondo me, è il punto dove c'è la roccia distrutta che si vede nella mappa. Vero? Possibile, sì. Potrebbe essere questo. Non mi sembra. Noi siamo arrivati di punta sulla barca. Dalla barca, siamo arrivati non di punta. Sembra. Non lo so, non credo, Ah, ok, ho trovato il pezzo dove c'è il pezzo rotto con le rocce. Quindi da qui devo andare completamente, seguitemi tutti, dalla parte opposta dell'isola. E siamo nel punto che indica la prima X. Il pezzo rotto con le rocce, non capisco bene. L'ho visto io. Stai riferendo, tranquilla, Fere. Ok, qui siamo nel punto della X in mezzo alla spiaggia.
Allora, okay, lui dice di... Aspettate un attimo. No, ma sono diversi. Ferre, stai tranquilla? Stai tranquilla? Sì, sì, è questo. Bucatemi qui. Dove sono io? Ok, okay. Vai, Ferre, anche tu. Tutto l'intorno, vai, bucate. Oh, ho trovato! Sì! Ma ditemi quanto sono bravo. Ditemi quanto sono bravo. Mamma Capitan mia. Steph, il cercatore di tesori. Io ci capisco una ceppa quando devo trovare i tesori, ma ve lo dico. Però è tutto lì. No, ma non è là, non è lì. No, ma che? E poi boom. Raccomando, eccolo qua. Ale, devi sapere che lei praticamente con avere un forziere, neanche ti sei girato che l'ha già preso e portato in barca. Beh, bisogna fare veloci qua. Sì, l'ha detta ai tesori, mettila così. Facciamo finta. Va benissimo. Noi pensiamo all'altra parte. L'altro sta... alla nostra destra nella spiaggia, seguimi. Vediamo se vicino al muro di rocce, quindi. Sì, teoricamente sì, dobbiamo percorrere tutta la spiaggia finché non siamo a questo muro di rocce. E a quel punto... prova qui, Ale, dove sono io adesso. Ok. Vediamo. Trovato. Forziere scoperto da Gonk. Incredibile. Olè, ma che avventura. Subito due forzieri per loro. La ciurma migliore. Come ci chiamiamo come ciurma, ragazzi? Non lo so. Capitolo 2. Ragazzi, capitolo 2. Sì, in effetti allora, abbiamo trovato tutti e due tesori. Però questo tesoro mi sembra diverso dall'altro, Ale. Sì, è diverso. Come si chiama? Mappe scoperte. Forziere dei naufraghi. Allora, nome classico. Guardatevi allora, la nuova mappa. Riporta il forziere alla barca. E io guardo sì, la nuova mappa. Abbiamo cambiato la nuova mappa. Altri due tesori, vi informo. Altri due tesori. Però altri due, davvero. È una forma di isola molto strana. Sì. Torniamo nella nave. Nel mentre rispondetemi a questa domanda. Abbiamo bisogno di un orme per la ciurma. Avete qualche consiglio, qualche idea? No. La ciurma? No. Ma adesso, cioè, così non ci potevamo pensare prima e poi prepararci, averlo già pronto e sembrare anche persone intelligenti. Perché, capito, abbiamo trovato due tesori, dobbiamo avere un nome, cioè, per dire la ciurma di bla 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 ha trovato due tesori. Se non ci viene in mente il nome è terribile. Sì. La ciurma di Steph. No. Non va bene, non sono d'accordo. Ce lo suggeriranno nei commenti e sceglieremo quello che ci piace di più. Va basta, bene. Questo basta, mi piace molto. Mi piace, più, mi piace. Mettete i forzieri. No, Ferre. Bisogna nasconderli. Se qualcuno ci assalta, li prende. Dove l'hai messo, Gonks? Io l'ho messo nel secondo piano vicino alle munizioni, qua in fondo. Mettiamoli qua. Punto, okay, è un buon punto, dai, perfetto. Bene. La prendo? Sì, vai. Ho preso l'asso di legno. Ok. Bravo. Mappa scoperta. Ma siamo pieni di mappe. Leggo adesso. Io. Vai. Se in mano vostra non ci sono monete, viaggiate a Sharkbait Cove e finalmente ne riavrete. Sharkbait Cove e finalmente. È perché pensavo c'era la... Hai capito, Ale? Non sparare, ci serve. Io la voglio in prigione. Ok. Io però la non uccidiamola perché sennò chi prende i tesori poi. Ok, esatto. Beh, utile poi. Allora, eh, abbiamo uno qua, Fate fare al capitano. Seguitemi. Ferre, ma che cavolo. Era qui. Ma non capisci nulla. Seguitemi qui, entrambi per forza. Ferre, seguimi. Vai. E devi stare anche molto zitta, guarda. Mi sto arrabbiando. Già ti voglio mettere in prigione. Ah, mi sta provocando, Mi sta provocando. Vabbè, dai, sei un po'. Ale, registra tutto, eh. Hai bevuto troppo grog prima di partire. Registra tutto perché qui, Pale, servono via, veloci. Ferre ammissato, più qui. Qui. Ma hai sbagliato. Ho sbagliato. Forse ha sbagliato. Non c'è nulla qui. Tornate di qui, è molto più complicato del previsto. Non sono neanche così sicuro che sia l'isola giusta. Perché ci sono dei particolari un po' problematici. Allora, ma anch'io ve l'ho detto fin dall'inizio. Non sono sicura che erbetta, questa sia l'isola giusta. Potremmo aver sbagliato l'isola, raga. Anche secondo me. Allora, io torno alla nave per controllare l'isola in cui... Ferre, bucami qua. Aspetta, dove? Qua dove sono io, vieni. Non ti vedo. Te sono in mezzo alla foresta dell'isola. Ok, arriva. Secondo me, allora, o qui ce n'è uno o abbiamo sbagliato isola. Ne sono sicuro al 100%. Perché se questa è l'isola giusta, qua ce n'è uno. C'è. Ok, trovato, Ale. Trovato. Trovato chi? Sì, il primo è fatto. Allora, se uno è qui, L'altro. Ok. Teoricamente è lì. Non la capisco questa cosa. No. Allora, controlliamo un attimo. Che ti aiuto a scavare qua? No. Ok. No. Secondo me, a questo punto, l'altro. Ok. Lo porto nella barca. Raga! Va bene. Dimmi. Ragazzi, c'è una cavolo di barca. Tornate tutti nella barca. Tornate tutti immediatamente nella barca. No, porca miseria. No, io lo no, sapevo no. che con tutti questi tesori era un casino. Dobbiamo correre. È un galeone come il nostro. È una sfida pesante. Oh, prendete subito palle di cannone. Anche quattro.
Lo so. Lo Ti so. Prego, ignorateci. No, no, no. Stavano già sparando colpi, secondo me. Anche secondo me. Siamo fregati. Sì, siamo fregati. Il tesoro nella stiva. Alzate veloce tutti la, la cosa. Vado a buttare giù il tesoro da qualche parte. L'ancora, vado. l'ancora. Dobbiamo far muovere un pochino la barca. Ci stanno venendo alle spalle. Ci stanno completamente puntando. Sono sicurissimo. Venga, la sto tirando mano su. Okay. Eccomi. Veloci. Dai, perché ci capiamo. Dietro di noi. Li vedi, Ghost? Sto preparando. Sì, sì, li ho visti. Sto preparando i cannoni. Ne ho già caricato. Sto prendendo le palle di cannone pure io. Ok. Mi raccomando, dove sono le palle di cannone in questa nave? Al secondo piano. Cioè, lì in fondo. Vedi il barile rosso. Quindi. Ok, ne ho preso un po' anche io. Così sono pronto. Anzi, ne prendo anche di più. Ok, perfetto. Che li sparo? È davanti a noi, ce l'ho in... Sì, spara. Ok. Dai che li sfondiamo. Ok, li abbiamo presi. Ancora, ricaricate raffica. Ok. Hanno fatto una scemenza, Loro hanno fatto totalmente una scemenza. Buttiamoli giù. Ragazzi, buttiamo giù questi. Cioè, quante volte li abbiamo colpiti? Tante. Ok, ancora? Io forse 4 volte li ho colpiti. Ok, vado a vedere anche... se abbiamo dei danni. Andate a riparare i danni, andate tutti a riparare i danni. Che hanno fatto? Non scende. Ok, allora, noi stiamo girando, perfetto. No, non abbiamo danni, mi sa, Davvero? Sì. Niente. C'è acqua, no, non abbiamo preso danni. Pensavo che qualche colpo l'avessimo preso, quindi sono andato subito a controllare. Che succede? Sono io che sparo, perché sono ancora colpibili, secondo me. Ah no, qui ci sono dei danni, eccoli qua, trovati. Però il piano di mezzo e quindi non entrava acqua. Però è meglio ripararli. Loro stanno scappando, li inseguiamo? Decisamente sì. Cioè, ci hanno provocato loro. Fatti, affondano quelli. Mi sa che li dobbiamo far affondare, sì. Bravo, Gonks. Continuate. Ci prendono. Ok. Secondo preso? Sì. Occhio. Ci sono le onde. Allora, non è facile. Lo so. Continuate con la raffica. Li sto tagliando la strada. Adesso raffica. Vado per la nostra nave. Stiamo prendendo un botto di danni, ragazzi. Ok. Troppi. Mi hanno ucciso. Mi hanno sparato una cannonata in faccia. Ce la fai? No. Sono morto. Ma sono come morto sei anche morto? Io. Sono morto anche io. Ma sono qui. C'è qualcosa che non capisco. C'è qualcosa che non capisco di questo Perché gioco. Perché non sono affondati? Perché loro non sono affondati? Feresti da sola. Mi hanno ucciso. Davvero. Sono arrivati tutti nella nave. Abbiamo perso tutti i tesori. Io te l'avevo detto, lasciamoli perdere. Preparatevi per il viaggio, perché torniamo a recuperare tutti i nostri tesori. Non si molla nulla. Voglio recuperare tutto quello che abbiamo perso. E ci vendicheremo pure. La ciurma senza nome farà i danni che deve fare. Perché ci hanno provocato. Sono molto delusa. Ci hanno fatto perdere 3 tesori. Ma li abbiamo lasciati comunque in mezzo agli squali nell'oceano. Quindi non sono facili da recuperare per qualcun altro. E nel mentre ci stiamo rifiondando lì per recuperarli. Non li ritroveremo mai. Li ritroveremo. Ah. Sì che li troviamo.